Quindi da questa posizione, se lui è questa gamba ce l'ha indietro, per esempio, abbiamo fatto un passo, lui l'ha portata indietro questa gamba, no? Lo portiamo presso di più. Adesso non c'è bisogno di sapere dove sta la gamba di oggi, sta più o meno qua. Noi dobbiamo solo. Quando lo portiamo giù abbiamo le mani, le braccia, in modo da cadere stabili in questa posizione. Se rimaniamo chiusi qui, il rischio è questo, e lui continua a montare e portare giù qua. Bene. Quindi quando siamo sullo stesso asse della pressione, e ginocchio a terra. Quando siamo molto distanti da lui abbiamo necessità di fare questo lavoro. Quando lui ha questa gamba indietro, siccome lo dobbiamo attaccare con questa gamba, non farò questo movimento, ma sposterò questo, cioè faccio questo. Thank you.
prima e poi il diavolo. Il Signore gli capisce nel cielo di lui. Ma sapendo che lui va per il movimento, mentre lo portiamo già siamo detti. Ancora deve arrivare lui. Noi abbiamo già dato via la nostra azione. Quando già abbiamo causato quello che volevamo. Mentre lui viene e andiamo. E no, lui viene, no. Io provo a entrare, lui se ne è andato via. Sicuro. Cioè il tempo è questo. Creo questa sua reazione, la sfrutto per anticipare. Sapendo che lui la gamba la metterà qua, se lo fate 20 volte e fate sempre la stessa azione, lui la gamba la metterà sempre qua. Voi la vedete, io no, ma io so dove sta. Okay. Questo è tempo e studio delle sue reazioni, che è importante. Cioè noi lottiamo con un avversario che reagisce in questo modo, lo sappiamo. Lui farà 90 volte, 99 volte su 100, farà sempre la stessa operazione di fronte a quella mia sollecitazione, sempre. Se lui questa gamba non la porta in avanti, perché lui reagisce diversamente, cioè diventa un'altra cosa, ma io posso pensare di risolvere così? No. Certo, mai devo cercare altre soluzioni, cioè se so che quando lui viene avanti con questa, magari è anche questo. Ma non mi vado a cercare certo questa soluzione. Quindi, una volta che noi abbiamo stabilito che se lui fa questo viene in avanti, lui lo farà stare tranquillo. Quindi questo indietro portare avanti a capire. Mentre lui viene, io vado. Ok, questo è il tempo giusto nelle azioni, eh? Non aspettate che lui termini la sua reazione, se no è già nella condizione di andare via.